Buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa Bergamini, conferenza stampa pre-gara molto particolare. Conferenza stampa pre-gara molto particolare questa. Abbiamo il piacere di dare il bentornato per Viali, anche il direttore Roberto Gemmi. E facciamo così, dividiamo il lavoro in modo da dare un po' di spazio, una decina di minuti al direttore. Domani, dopodiché sarà la volta di Mister Viali, così dividiamo il lavoro. Io ho una lista di interventi, siete tutti presenti, non so, Franco Segreto è stato fra i primi a darvi il suo assenso, poi c'è Renzo, prego. Buongiorno, Mara, mi dà questo privilegio. Buongiorno. Posso fare una domanda a volo? Io sono molto sintetico nelle mie cose. Certo. Intanto un bentornato a Mister Viali, come ha trovato la squadra dal punto di vista sia mentale. Andiamo col direttore Gemmi. Sì. Una sconfitta per la società, l'esonero di Caserta, visto che aveva puntato su di lui. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Vabbè, è palese che quando viene esonerato un allenatore c'è sempre una sconfitta dalla parte tecnica. Poi dopo le motivazioni, i contesti fanno variare un po' la dinamica della scelta. Sicuramente non è il primo allenatore che viene esonerato, è una prassi purtroppo che uno può condividere o no, che succede con l'intento di cercare di migliorare un po' il trend che c'era. Andiamo con Renzo Andropoli, prego, continuiamo dal sud. Buongiorno direttore. Buongiorno. Cioè, il fatto che si sia cambiato allenatore, perché si è cambiato obiettivo rispetto al famoso millimetro dell'asticella di qualche mese fa. Allora, sinceramente sono un po' spiazzato dalla vostra, come posso dire, sorpresa dell'esordio dell'allenatore. Sono un po' spiazzato perché avevo percepito cose diverse, però va bene, ne prendo atto. Per quanto riguarda gli obiettivi, faccio sempre un'analisi io da quando sono arrivato a dove sono. E il mio obiettivo principale, unico, costante, è quello di cercare di migliorare costantemente dove sto lavorando e mettere tutto me stesso per cercare di migliorare. Poi uno può sbagliare, chi fa il mio lavoro non è quello che non sbaglia, ma quello che sbaglia meno. Probabilmente poi ci sono le opinioni che determinano quanto è sbagliato o se è sbagliato più o meno. Quindi questa scelta è una scelta molto faticosa, molto dolorosa, ma va nella direzione di cercare di migliorare quello che è stato fatto fino ad oggi. Anche se devo dare grande merito a Mister Caserta, perché secondo me abbiamo fatto un lavoro importante nei punti, nella classifica, ma nell'ultimo periodo certi step che non sono andati come volevamo, stava appiattendo l'ambiente, appiattendo anche dal punto di vista la squadra e tutto. Poi, se è una scelta frettolosa, se è una scelta che si doveva fare prima, che si doveva fare dopo, solo il tempo ce lo potrà dire. Quando io, le prime cose che mi hanno insegnato in università, mi hanno sempre detto che chi decide ha sempre la condizione dell'errore, nel senso che può sbagliare, lo deve mettere in conto, però il coraggio di decidere probabilmente a volte può premiare, a volte anche no, però con estrema sincerità si è fatta questa Pippo, per decisione. favore, puoi richiamare la mia attenzione? Ha sempre interruzioni. Con molta sincerità si è fatta una scelta per cercare l'unica strada che può fare una proprietà per smuovere un po' questo trend di appiattimento è proprio quello di cambiare la scelta tecnica, con molto malincuore perché sottolineo e ripeto con Fabio, è un professionista eccezionale, è un ottimo allenatore, credo, è una persona che stimo tantissimo, non è stato semplice dirlo. Walter Leone, Gazzetta dello Sport, tifo Cosenza. Buongiorno, Buongiorno. direttore. Allora, mi riallaccio un po' alla domanda che ha fatto Renzo e anche dalla
tua risposta. Mi pare di capire che come se ci fosse una diversità di vedute anche con la proprietà, perché hai fatto un passaggio dove hai sottolineato la soppopera diciamo della proprietà la lascio scrivere a voi, perché è anche offensiva secondo il mio punto di vista. Molto, è molto semplice, ve la semplifico io, perché ogni volta che volete creare il nebuloso mettete i consiglieri, i collaboratori, il presidente, il direttore vuole questo, panorami, scenari. Lavoro molto semplicemente io dopo ogni partita mi confronto con il presidente, il giorno dopo della partita ci confrontiamo con il presidente e insieme decidiamo, confrontandoci, dicendo ognuno le proprie opinioni, cosa decidere. Poi tutto quello che fa parte del bar dello sport è una cosa che va oltre, quindi la definiamo bene questa cosa, l'avevo già definita l'altra volta, però visto che è tornata. Poi dopo le chiacchierate a bar, le chiacchierate al ristorante, le chiacchierate con gli amici degli amici, quell'altro, sono lontane dalla semplicità del percorso. Non è la prima volta che noi ci siamo confrontati per prendere questa decisione, è da un bel po' di tempo che stiamo maturando questa cosa. È stata una scelta difficile e dolorosa, perché pensavamo prima di questa scelta che c'erano dei margini, poi forse abbiamo deciso che è arrivato il momento, però è molto semplice la situazione. Non c'è il filone Guarascio o il filone Gemmi, non c'è mai stato, quindi sia ben chiaro. E quindi non è che mi nascondo oppure dico no al presidente, si è presa la decisione perché si è stata presa in modo unilaterale. No, Antonio Claudio, provo per essere chiari, perché questa cosa secondo me non l'avete ancora ben chiara. Antonio Clausico, Senza Channel, la C. Direttore, buonasera. Ciao, direttore. Quanto ha influito nella decisione il KO con il Catanzaro? Perché lì forse si è rotto qualcosina. Ma non si è rotto, perché comunque la stima per Mr. Casetta resta alta, poi sicuramente sarà risentito, perché comunque non è piacevole quello che ha avuto. Quanto è influito? È influita molto, è influito tutti quei step che potevamo fare un saltellino un po' più avanti, e sinceramente abbiamo perso sempre l'occasione. Quindi questa cosa qui ci dispiace, perché poi numericamente, come ha detto Franco Segreto, la classifica è quella che ho sempre preannunciato e volevamo, quindi non era. Però se tu ti sai in una situazione di limbo, sei appiattito e mancano 9 partite, hai paura che può succedere l'irreparabile, e quindi cerchi di fare qualcosa e speri di migliorare. Poi non è detto che ce la fai, come vi ripeto, solo chi decide può sbagliare. Per restare in gergo calcistico, quello che non ha mai sbagliato un calcio di rigore nella sua carriera è quello che non l'ha mai tirato. Quindi è quello un po', diciamo, il pregio difetto del lavoro e del ruolo che ricopro. Alfredo Nardi. Salve, direttore. Buonasera. È plausibile pensare che la scelta di Mister Viali non sia soltanto per risollevare un po' il momento attuale, ma vista anche la durata del contratto, che si comincerà a costruire qualcosa, quindi si sta lavorando anche in prospettiva? Ma da quando sono arrivato qua ho cercato sempre di lavorare su questa direzione, di mettere mattoni per fare poi dei programmi. Poi lei mi insegna che comunque i programmi nel calcio sono difficili da fare, anche perché poi c'è sempre il risultato, che è quello che poi fa spostare enormemente la direzione dei programmi. Sicuramente è un discorso che noi abbiamo fatto un contratto più lungo perché si vuole mettere un altro piccolo mattone. Poi questo mattone, se si incastra bene, ce lo dirà il campo. Adesso tra poco diamo spazio a Mister Viali, altrimenti non ce la facciamo. No, però per terminare. Facciamo le domande. Se andiamo con Danilo Perri, ancora per il direttore Gemmi. Direttore, buongiorno. Ha parlato di step, di saltello. Fanno un po' il paio con il tantinello di qualche mese fa del presidente. Un po', fanno un po' il paio con il tantinello.
il tendinello del presidente di qualche mese fa. Volevo capire però gli obiettivi del Cosenza, quali sono? Cioè, no, io non ho capito la domanda. Precisi. Scusami, paiono... aiutami, trovi un sinonimo. Ecco, scusa. Ha parlato, dicevo, di Saltello e di Step, ma quali sono questi? Te lo spiego con estrema sincerità, perché sennò dopo ci giriamo attorno. Ci sono 9 squadre che sono nei 4 punti, no? Nei 4 punti. Poi la vogliamo mettere nella direzione che vogliamo. Vogliamo stare più lontani possibili dalla zona play-out e ti avvicina alla zona play-off. Vuoi stare più vicino alla zona play-off e ti allontani dai play-out. Quindi l'obiettivo nella Serie B è molto semplice, che tra i play-out e i play-off, generalmente negli ultimi 10 anni, di che sei molto, ti piacciono molto le statistiche, il range è tra gli 8 e i 12 punti, quindi sono 3-4 partite. Gli obiettivi sono quello di migliorarci il più possibile. Quindi poi, se poi dopo il parametro, volete un parametro, così da quel parametro potete fare una critica, è più lontano possibile, più vicino possibile. Questo è, si ha paura di dire le cose. Noi vogliamo, se facciamo questa scelta, è perché vogliamo uscire più velocemente possibile da questi 4 punti, sapendo che è difficile, avvicinarci più vicino agli altri, non è che c'è tanto da girarci attorno. Chiedo silenzio assoluto ai telefonini, per favore, spenti con suonerie basse. Daniele Cianflone. Direttore, buongiorno. Sinteticamente, la mia domanda è sulla tempistica della decisione. Come mai non è stata presa prima questa decisione di esonerare Caserta in momenti in cui il Cosenza andava un po' peggio rispetto al momento attuale? Perché ho fatto una riflessione anche un po' delle prestazioni, abbiamo fatto delle riflessioni che comunque non è una scelta semplice, abbiamo cercato di capire in profondità se era giusto o no farla, perché non è una scelta che fa piacere, anzi è una scelta dolorosa, no? Quindi poi la classifica era sempre una classifica dove comunque dovevi capire se era giusto o non farlo. Oggi la facciamo e noto che siete sorpresi. Poi probabilmente poteva essere fatta prima, probabilmente poteva essere fatta dopo, probabilmente poteva anche non essere fatta, però non è mai facile capire nel calcio il timing. È sempre un momento giusto o sbagliato che il momento non è semplice. Probabilmente ognuno ha la propria opinione su questo, no? Chi dice prima, chi dice dopo, o chi dice di non farlo. Cioè, ultimamente è stata evidenziato questo fatto, era meglio non farlo prima, che poi leggo anch'io. Pippo Gatto. Ciao direttore. Ciao. Io mi riferisco sempre alla tua direzione con Viali, discorso millimetri, centimetri o metri. Dimmi, ma ho risposto prima, non risposto più millimetri o centimetri. Più alto possibile. Il mio lavoro è un costante ossessione di migliorare questa squadra in tutti gli aspetti. E mi faccio anche un'analisi da quando sono arrivato a oggi. E so che ci sono tantissime cose da migliorare e tantissime cose ancora da fare. Però un po' di cose le abbiamo fatte, secondo me. Quindi anche lo stesso presidente ha cambiato parecchie cose nel mercato, nella comunicazione, cioè stiamo cercando di migliorarci tutti gli aspetti, e anche dal punto di vista di classifica, dal punto di vista di numerico, vogliamo cercare di migliorare il più possibile, cerchiamo di fare le scelte su quella direzione. Poi le scelte possono essere sbagliate o no, questo ce lo darà il tempo. Io ho sempre parlato di millimetri, centimetri e metri, non è che i metri li ho torti, Aldo Morelli, ancora per il direttore, che mi sa che sono esauriti gli argomenti. Buongiorno direttore, buongiorno. Lei conosce molto bene mister Caserta e conosce altrettanto bene mister Viali. Le volevo chiedere, secondo il suo punto di vista, cosa può dare mister Viali rispetto a Caserta, sia dal punto di vista tattico oppure psicologico? Ma allora, il calcio è fatto di contesti, di momenti e di situazioni. Cambiare il contesto, cambiare la situazione, cambiare le persone
a prescindere dalle caratteristiche che hanno, possono dare una scossa, una svolta, ci speriamo tutti in modo positivo, alla situazione attuale. Il cambiamento in sé per sé ha la direzione di cercare di spronare tutto per cercare di trovare la strada che avevamo preso. L'ultima al direttore, con chi siamo sposato. Buongiorno direttore, io volevo dire due cose, cioè tornare sulla chiacchierata al bar, non per fare cose. No, vada. No, solo che dico, visto che parla col presidente, no, ogni tanto se lui ci venisse a mettere pure la faccia, non per noi, ma penso per i tifosi sarebbe importante. Quindi se escono voci, poi cose, sappiamo che il sentito dire, no? Non è importante tanto, però se lui ci venisse a mettere la faccia ogni tanto sarebbe... Questa domanda? Sì, la domanda che voglio fare è questa, cioè il contratto che avrà Viali fino al 2015 è un 25. Qualcosa... 25, è qualcosa che viene da quello che aveva d'Ascoli o è veramente visto in prospettiva? Quindi si può pensare di costruire davvero qualcosa di diverso e non fare sempre le solite, diciamo, così promesse che poi non si riescono a mantenere. Perché non si riescono a mantenere? Sì, mi è la domanda da Fedonardi, però perché non si riescono a mantenere? Questa cosa un po' mi spiace che non si riescono a mantenere. Un altro passo che noi dobbiamo fare grosso è proprio quello di vedere sempre un retroscena negativo, no? Se il contratto volevo fare fino a giugno 2024, trovavo un allenatore fino a giugno 2024. Se faccio un contratto fino al 2025 è proprio perché ha la direzione quella di programmare qualcosa. Perché ci sono allenatori tanti e non è detto che non poteva essere anche lui, faceva fino a giugno. Quindi lei mette subito un retroscena negativo, cioè ce l'aveva fino ad Ascoli, quindi l'avevo dovuto fare. No, non è così. Poi, per quanto riguarda l'altra domanda, promesse fatte e non mantenute, nel calcio ce ne sono tante, però credo che qualcosa di in avanti rispetto all'anno scorso, parlo della mia presenza, non parlo del lavoro degli altri, perché non mi sembra corretto, perché generalmente a me mi dà fastidio quando si parla del mio lavoro da persone esterne e io mai parlerò dei miei precedenti come hanno lavorato, perché lo ritengo poco corretto. Però rispetto all'anno scorso sicuramente qualche promessa piccola, minima in più l'abbiamo mantenuta, no? Credo. Poi, come sa, ben sa, nel calcio non è uno più uno, purtroppo non fa mai due, perché è uno sport dove l'imponderale è la madre principale e quindi non riesci mai a dare un senso ben definito alle cose. Quindi la direzione, rispondendo alla domanda e chiudendo la premessa, è proprio quella, come già ripetuto anche prima, quella di programmazione. Penso che sia stato esauriente il direttore, non so se vuole aggiungere lui qualcosa, no, mister Fuori, allora possiamo rivolgerci adesso a mister Viali. Mi lascio al mister. Rinovagli. Mi alzo. Puoi anche restare, direttore, così. No, mi alzo. Lascio, tanto perché le telecamere sono... Torna qualche domanda e non vorrei avere altre domande. Se ce ne sono adesso, le volentieri. C'è un altro. Allora, Clausi. Una volo. Direttore, una domanda al volo che è sull'aspetto sportivo. La misura a cui è stato sottoposto il presidente, come è stata presa dallo spogliatoio? Ma allora, il presidente l'ho sentito stamattina, l'ho sentito ieri, e lo spogliatoio non ha avuto nessuna, perché conosce bene il presidente, non ha avuto nessuna ritorsione negativa. Io anche stamattina sono il presidente, l'ho sentito abbastanza sereno. Poi lui è una persona che ha sempre creduto nella legalità e nella giustizia, quindi ancora tuttora mi ha detto che crede ancora molto in questa cosa, quindi l'ho visto carico come sempre, diciamo non piacevole quello che gli è accaduto, però abbastanza sereno. Poi dopo nel particolare non conosco i termini, non mi interessano. Danilo Per.
Mi è sembrato di capire che con la logica della programmazione che è coinvolto il mister, quindi si avvicina anche la permanenza di Gemmi oltre il 30 giugno. Questo fa parte della sua opera? No, perché questo fa parte... Me lo fate decidere a me o lo devo... Siamo in due, no? Questo fa parte dei vari scenari che voi fate. Voi no, che non è corretto, che sono stati fatti. Fanno sembrare questo. Poi è molto semplice, come è successo l'anno scorso. Quando io dico le cose, poi sembra strano, ma poi generalmente quando riguardano me personalmente avvengono. No, è semplice poi. Quando speriamo che tutto va bene, ci sediamo e ci sono tutte le condizioni. Sto benissimo in questo posto e ci saranno le condizioni. Se ci saranno le condizioni, da entrambi i lati, perché quando io mi sento una risorsa, non c'è mai problema. Nel momento che mi sento un peso, non ci sono, posso fare contratti anche di 5 anni, anche perché la storia lo dice, no? Mi sono dimesso 4 volte, quindi non sono i contratti che mi fanno stare in un posto. Grazie direttore, grazie. Stavolta veramente grazie, perché ciao. Ha risposto a qualsiasi domanda. Renzo Andropoli, per il mister, gli rinnoviamo il benvenuto, io farei un applauso, sembra anche per riscaldare un po' l'ambiente. Renzo. Sì, bentornato, benvenuto. Grazie. Lei sa che qui ha tante persone che la stimano, già questo è un punto di vantaggio per iniziare bene il suo lavoro, che non è un lavoro facile comunque, io ne sono piuttosto convinto, soprattutto alla luce del fatto che secondo me è un cambio, perché si vuole tentare di arrivare in alto. Per cui insomma, almeno stando alle parole del Presidente in occasione della festa dei 110 anni, la società pensa ai playoff e alla Serie A, quindi insomma è per il futuro la Serie A. La domanda è, ha parlato con il vecchio allenatore, avete parlato della squadra, quali saranno le sue impostazioni tattiche per la prima partita, poi per il futuro si vedrà. Bentrovati tutti, ci tengo a fare una piccola premessa, no? Perché chiaramente è una conferenza stampa un po' atipica, sono cambiati i regolamenti, sono il primo allenatore che allena nello stesso girone, o comunque due squadre diverse, e quindi non vorrei mai che le mie parole, legate chiaramente a Cosenza, possano essere travisate rispetto, tanto ci arriveremo, rispetto alla scelta di quest'estate e all'Ascoli, che comunque devo ringraziare per l'occasione che mi ha dato e comunque per il periodo che ho fatto lì, o comunque ho lavorato al massimo per cercare di fare, di portare a casa il meglio. Mi sembra giusto sottolinearlo, perché ho paura, se no, per parlare di Cosenza, che rischio di poi in un secondo momento di condizionare l'Ascoli, e questo non vorrei mai, perché non è corretto. Per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, sì, ho parlato con Fabio, con Caserta, ci siamo parlati anche di persona, allora, ci tenevo a salutarlo perché è un allenatore che stimo tecnicamente moltissimo. Come persona, quindi ci siamo fatti una chiacchierata, anche perché credo che sia giusto, e non capita fra tutti, che ci sia solidarietà tra noi allenatori, che facciamo un mestiere veramente complicato, a volte anche assurdo, e quindi è giusto che tra di noi ci sia grande solidarietà, perché tutti passiamo dalle stesse dinamiche, le stesse situazioni, e quindi ci siamo confrontati anche su quello. Trovo una squadra allenata bene, le partite comunque le vedevo in televisione, ne ho vista una dal vivo e basta. È una squadra che sicuramente aveva le idee chiare, e anche nel lavoro con me ho trovato una squadra pronta, attenta, con voglia di fare, voglia di lavorare. E chiaramente in questa settimana non andrò a stravolgere chissà quante cose, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche abbiamo ragionato anche sull'aspetto fisico, perché comunque gli adattamenti poi sono sempre diversi e possono portare scompensi nei brevi periodi. Poi dopo ci sarà una sosta dopo questa partita, e quindi ho voluto preparare questa partita con la Ternana, perché è giusto sottolineare, al di là di quello che ci diremo nel prossimo quarto d'ora, che siamo qui per parlare di una partita determinante, quindi mi allaccio anche a quello che avete detto della classifica, play-off, play-out. Io ho chiesto alla squadra di vivere la Ternana e basta, perché chiaramente con una classifica così corta, con una forbice così stretta, i titoli di settimana in settimana potranno cambiare in un modo o in un altro.
giustamente voi lo farete dal vostro mestiere, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanerci dentro con grande equilibrio. Franco Segreto? Ministro, intanto, visto che si è parlato del Presidente, la mia, penso, la nostra vicinanza al Presidente Guarascio per la sua vicenda, che penso, assolutamente, mi auguro di risolvere prima possibile. Detto questo, apro e chiudo la parentesi, ha trovato più uno scompenso in questa squadra dal punto di vista mentale o dal punto di vista fisico? Onestamente, io ho percepito scompenso sulle sedute di allenamento che abbiamo fatto. Una squadra abituata a recepire, abituata a fare, e ha continuato a farlo anche in questi giorni, perché sono professionisti, e il fatto che ho letto qualcosa, insomma, che fossero dispiaciuti del cambio, così dimostra ancora di più il valore di un gruppo, anche non solo come professionisti, ma anche come persone. Questo metà li ho allenati, li conosco bene, e quindi non mi meraviglio, ed è giusto che sia così, perché quando si condivide un percorso, e il nostro mestiere ci fa proprio vivere, forse anche più che con la famiglia, e quindi è normale che sotto l'aspetto di rapporti si debba creare qualcosa, altrimenti vuol dire che non si può raggiungere grandissimi obiettivi senza cuore, senza anima. Quindi non ho trovato scompensi sotto questo punto di vista. Walter Leone? Allora, buongiorno e bentornato. Intanto, due cose velocissime. La prima, se ci fai un po' il quadro della situazione, pare che tranne Martino e Tutino dovrebbero esserci tutti, ci dici in che situazione sono. E poi lei prima hai detto che la partita con la Ternana è molto importante, ma lo è anche per loro, perché fanno la corsa proprio sul Cosenza per tirarselo dentro. Sì, per cui naturale. Io credo che a marzo tutti abbiano gli obiettivi belli chiari in testa, chi per salvarsi, chi per andare in Serie A, chi per... Ognuno ha il proprio obiettivo, quindi è determinante assolutamente. Troviamo una squadra che sta facendo ottime partite, nonostante anche la sconfitta di Pisa ha fatto una prestazione di altissimo livello, una squadra qualitativa, molto bravi nella fase offensiva, sanno creare tante situazioni, quindi sono consapevole che sotto l'aspetto tecnico, al di là della nostra situazione, diciamo così, di cambio improvviso, ci sarà una partita difficile sotto l'aspetto tecnico tattico, questo consapevole. Hanno giocatori anche importanti, anche strutturati. Quindi sotto questo punto di vista ci siamo preparati per la Ternana e non per questo, diciamo, cambio d'aria o cambio d'allenatore. Daniele Cianflone? Sono chiaramente sempre a parte, Tutino sta recuperando, si è sottoposto a un esame strumentale che è andato molto bene, e quindi credo che si rimetterà col gruppo dalla sosta e poi si avvicinerà alla condizione migliore per rientrare. Daniele Cianflone. Mister, buongiorno, bentornato. La mia domanda è quali sono le motivazioni, quali sono state le motivazioni alla base della sua mancata riconferma la scorsa estate? Non è una risposta facilissima da dare, nel senso, io ti posso dire, vi porterò le mie sensazioni, perché poi il tempo porta tanti. Io potrei portarvi già le analisi che mi sono fatte in questi 4 mesi a casa, che chiaramente sono diverse di quelle di giugno, no? Cioè, mi hanno insegnato tanto questa stagione, mi ha insegnato tanto. È difficile da spiegare. Io l'unica cosa che posso dire, ricordo molto bene, abbiamo fatto un'impresa straordinaria lo scorso anno, che chiaramente ha richiesto tanto sotto l'aspetto nervoso. Cioè, per farvi un esempio, così forse riesco a farmi capire meglio. Cioè, noi ci salviamo, facciamo la festa con il presidente, una cena sabato sera, 2 giorni dopo la vittoria del playout, termina questa cena alle 11 di sera, io prendo la macchina e vado a casa. Cioè, non so se rendo l'idea questa cosa, io prendo la macchina e arrivo a casa alle 6 del mattino. Avrei potuto, probabilmente dovevo stare qui e godermi la città, godermi i complimenti, cioè, naturalmente oggi ti direi così, ma allora ero arrivato svuotato e sono corso a casa. Cioè, io credo che questo possa rendere l'idea su come è lo stato d'animo di quei momenti. E poi ci sono state diverse analisi, il direttore aveva ancora i suoi tempi per arrivare a capire un percorso, una cosa del genere,
Fatto sta, alla fine, ti voglio dire, così arrivo anche poi a cosa ho imparato durante la stagione, che spesso gli allenatori si illudono che con il lavoro, la qualità tecnico-tattica, piuttosto le proprie caratteristiche, di poter riuscire andare in un posto, allenarlo e fare bene, ok? E invece mi ha insegnato che gli ambienti fanno la differenza, notevole. Io avevo trovato un ambiente che mi ha esaltato e me lo sono fatto scappare. E questo è stato il rammarico che poi ho avuto, l'ho preciso, ho avuto nei 3 mesi che sono rimasto a casa, non nella parentesi che ho lavorato, perché sennò sarei maleducato contro altri, o scorretto contro altri. E mi ha insegnato che un allenatore da solo non riesce a far nulla, e quindi non pensavo di averlo perso questo ambiente, purtroppo, per scelte mie, prendo la responsabilità della scelta, di aver perso questa possibilità, questo ambiente che mi ha esaltato, e all'improvviso, vi giuro, all'improvviso mi si è riaperto. E quindi quando il presidente mi ha ridato questa occasione, voi conoscete il presidente, che mi abbia chiamato dopo quello che è successo quest'estate, richiamato, mi ha dato una grandissima energia e doppia responsabilità, mi ha dato un'occasione la prima volta e la seconda vale il doppio. Quindi io qui l'unica cosa che posso dire, al di là di darvi l'obiettivo, io questi 2 mesi morirò dentro il lavoro per cercare di dare al presidente il massimo che posso, ai tifosi, a voi, a tutti, perché la cosa che mi fa incazzare di me è che sono venuto qui la prima conferenza e vi ho dovuto conquistare, perché non ero uno sconosciuto, avevo l'occasione di ritrovarvi dove forse voi potevate magari concedermi qualcosa, e invece mi sono costruito il fatto di dover tornare qua e dovervi riconquistare tutti da capo. Questo sicuramente mi dispiace, ma non mi fa paura. E vi sono sposato. Mister, buongiorno e bentornato. Volevo chiederle se in questi giorni ha rivisto la partita d'andata fra Cosenza e Ternana, dove il Cosenza aveva dominato il primo tempo e poi ha perso 3-0, se da quella visione si può trarre qualche beneficio per tornare da Terni con una vittoria. Sì, chiaramente analizziamo tutte le situazioni, anche se poi mi sono focalizzato chiaramente più sull'ultimo periodo della Ternana, anche perché, come dicevo prima, sta passando un buon momento, poi magari qualche risultato gli ha detto meno bene, ma le prestazioni ci sono sempre state. Come dicevo prima, mi sembra di respirare anche un ambiente molto simile a quello nostro della passata stagione, che nonostante difficoltà societarie, o comunque nel mercato di gennaio hanno perso giocatori importanti, hanno costruito, mister Breda ha costruito un ambiente di lavoro e anche un aspetto tecnico-tattico di grande qualità. Quindi sappiamo della forza dell'avversario, però sono consapevole anche della forza dei miei calciatori, che fino ad oggi ho visto da fuori ed ho ammirato da fuori questa qualità. Pippo Gatto. Ciao mister, bentornato. Grazie. Una domanda banale, ma penso che non vuole essere provocatoria. Da quanto tempo stai vedendo il Cosenza e lo stai studiando? Il Cosenza quanto tempo lo sto studiando? Da 3 giorni. Non l'avevi visto? No, però. Sì, ma l'ho visto da turista. Cioè, io in questi 3 mesi a casa ho visto 40 partite di Serie B. Cioè, io vado a vedere a Parma, sapete dove vivo, vado a vedere le partite a Parma, a Cremona, a Reggio Emilia, a Modena, che sono le mie zone. E ho avuto la fortuna nel turno infrasettimanale di avere 2 partite vicine, sono andato a vedere Parma-Cosenza e Spezia-Ferrapisalò il giorno dopo a Spezia. Quindi una volta sola dal vivo, e in un momento poi una grande prestazione di Cosenza, in un momento comunque anche mi sembrava sereno. Come? Sì. L'ha detto, a Parma l'ha visto, sì. Abbiamo Aldo Morelli. Mister, buongiorno e bentornato. Le volevo chiedere, dall'esterno, che giudizio si è fatto della squadra e secondo lei dove può appunto migliorare questa squadra? Ma allora, rimaniamo sul discorso, mi conoscete un pochino, sono equilibrato, cioè do molto valore alle parole che dico, io non vorrei mai, qui c'è un lavoro importante fatto, ok? Perché poi noi allenatori, tra di noi, in maniera oggettiva analizziamo le cose, quindi non entro nel merito di perché ci sia stato un cambio, che è più soggettiva la scelta di un cambio allenatore, ma oggettivamente c'era un lavoro fatto bene, una squadra che macinava molto gioco, una cosa che
sapete che mi piace, e secondo me per quanto questa squadra producesse magari poteva portare a casa un po' di più. Ok, dirla, credo di dire una cosa che sono sicuro pensasse anche Fabio, cioè, però ci tengo sempre a sottolineare che sono analisi sempre con grande rispetto, ma c'era un lavoro fatto veramente, veramente bene. 13 e 7, mister. Vabbè, siamo addirittura d'arrivo. Qualcuno... Ultima domanda, andiamo a Franco Morelli. Una... Mister, intanto buongiorno e bentornato. Grazie. A Cosenza. Io riflettevo con molta calma e tranquillità. Lei ha nelle mani una patata bollente. Non solo lei, anche il presidente e il direttore sportivo. Lei sta giocando una grande credibilità a Cosenza per tornare ai livelli che il sottoscritto ha avuto il modo di conoscerlo. Ma la domanda è semplice. Visto che lei ha a disposizione questa rosa, che penso che un po' lei mi ha detto che conosce, si potrebbe giocare con un centrocampo a tre e con due ali tipo Antonucci e Marras? Abbiamo anche il supporto di fare l'immobile di Torino, grazie. Questa squadra talmente ricambi rosa e può giocare secondo me in tanti modi diversi, perché c'è grande scelta, quindi sotto questo punto di vista, però come dicevo prima, sono appena arrivato, quindi c'è il tempo, poi c'è la fortuna di avere la sosta e capire magari meglio come intervenire. Per quanto riguarda la patata bollente, quando un allenatore prende un compito è sempre, lo scorso anno mi avete detto la stessa cosa quando sono arrivato qui con obiettivi, con la situazione sicuramente diversa e quindi questo non mi spaventa. Sicuramente una patata bollente da un'altra parte non l'avrei presa, questo voglio dire. Chiudiamo con Danilo Perri. Mister, buongiorno e bentornato a Cosenza. Le volevo chiedere, considerata l'assenza di Tutino, in questi giorni si è parlato tanto della possibilità di lanciare Crespi. Lei che l'anno scorso lanciò Nasti con ottimi risultati, c'è questa possibilità di vederlo in campo sabato dal primo minuto? E in che posizione vede Mazzocchi? Lo vede come riferimento principale, diciamo, prima punta? Ma per quanto riguarda Crespi, è un giocatore che conosco bene. Dici bene che è un giocatore con grandi qualità, è giovane come Nasti. Chiaramente Nasti c'è stato un percorso di crescita, parlo diretta con il sottoscritto, e quindi potrei essere più chiaro nella risposta, però è un giocatore su cui puntiamo, potrebbe anche esserci anche da sabato, non dico quello. Per quanto riguarda Mazzocchi, secondo me nel fronte offensivo può giocare in più ruoli. Grazie mister, grazie a tutti. A voi. Appuntamento nei prossimi giorni.